Panino al Campidoglio. Stavo mangiando e mi avete disturbato, eh? Farei così. Ma è pubblica. Questo non lo so. Siamo contro questa stupida ordinanza di Alemanno. Perché è stupida? Vogliamo mangiare quando ci pare, come ci pare, per le strade di Roma. Cosa succede fra 2 minuti? Tutti ci sediamo e mangiamo un panino. Sì, sì. Giù, 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 giù! Com'è? Com'è, Daniele? Troppo bello. Soprattutto non c'è niente di male a mangiare un panino. Le verrà poi redatto un verbale di 50 euro che sarà notificato a casa. E lei, la signora straniero Michele, ovviamente. Non è ovvia la domanda, signora, se la faccio è perché c'è un motivo. Basta, basta! Finta che ti conviene, oggi svolti la giornata, guarda! No, basta, basta, sono arrivati, basta! Ora ne puoi prendere pure un'altra! Poi offri il caffè! Ne puoi prendere un'altra! Lei si ferma, sono costretto a contravvenzionare, a rilevare l'illecito. Sia cortese. Non c'è nessuna volontà persecutoria, però se voi ponete la provocazione, io devo tutelare il mio posto di lavoro. Ma è ovvio che lei non c'entra niente. Io non ce l'ho con voi. Lo sappiamo tutti che lei non c'entra niente. Però se lei mi si mette davanti a mangiare, ferma in piedi così. Però come funziona? Se lei cammina su giù così va bene? Se ne va, il turista che cammina. Ma se ritorna tipo che 50 centimetri adesso ritorno? Non ci prendiamo un giro che mi fa così. Lei. Poi quello è camminare. Se 10 minuti, fra 10 minuti ritorna, nessuno dice niente. L'ordinanza parla. Cosa avrebbe fatto? No, perché non è chiaro l'ordinanza. Sostare per consumare cibi e o bevande. Se la signora sosta come sta facendo, allora se la signora non sosta, non c'è nessuna volontà persecutoria a una persona che volontà mangia un panino. Ma qual è la logica dell'ordinanza? Perché? Non spetta a me, ma secondo lei? A me commentare l'ordinanza, a me spetta solo applicarla. Ne avete applicate molte? Molte volte? Non so, sicuramente, non lo so, non ho elementi per poterle rispondere di me, perché è più colto e più intelligente di me. Lei lo legge, questo è un atto pubblico e valuti lei. Sostare per consumare cibo e o bevande, ma non per mantenere in mano cibo o bevande. Tenere? Sì, ma anche aperto, finché non lo consuma è anche aperto. Andrebbe fatta una perizia per vedere se da un attimo all'altro è stato però consumato. Ripeto, non irrigidiamo i ruoli. No, però la prego, io. Un verbale fatto a una ragazza che stava mangiando un panino ferma. La ragazza e l'aveva in mano, stava... non è irrigidito, quella no, ragazza, ragazza prima. Stava mangiando. Ah, la stava mangiando? Stava mangiando. Quindi lei mi conferma che la flagranza del mangiare non è il tenere in mano un panino fermi. Ripeto, io non sono il principe del foro che fa disquisizioni sulle parole. No, però poi uno lei deve applicare. Lei così la attuerebbe? L'applicherebbe? L'ordinanza è chiara ed inequivocabile. Sì, ma lei così l'applicherebbe? Te cercano solo, e oltretutto sono le mie radio. Deus ex machina. Ma uno lo vuol tenere.